Oggi, come avete visto nell'invito, discuteremo del libro Giustizia e Potere con l'eurodeputato dell'Italia dei Valori Luigi De Magistris, già assessore, già magistrato, consigliere comunale Libero Mancuso, il dottore dell'Università di Bologna Gianluca Passarelli e Domenico Talarico, consigliere regionale dell'IDV in Calabria. Seduto sull'ultima parte della destra, Carlo Diana della Federazione dei Giovani dell'IDV di Bologna. Lasciamo l'introduzione al professor Passarelli che introdurrà l'incontro. Grazie. Bene, buongiorno. Innanzitutto non millantiamo titoli, non sono professore, visto che parliamo di giustizia. Evitiamo. E ringrazio gli organizzatori, la dottoressa Oliva, il dottor Diana per avermi immeritatamente invitato a discutere con autore, autori più autorevoli di me, di questo tema così scottante e insidioso. Io, confortato dalla presenza sulla mia sinistra del dottor Mancuso, che ammiro da cittadino, ammiravo da studente, e sulla mia destra di una copia della Costituzione italiana, nonché dell'amico Talarico, che è un ottimo politico impegnato in una terra difficile quale la Calabria, provo a approcciare brevemente quello che è il tema. Lo farò un po' con un taglio accademico, spero di non essere troppo appalodato, mi scuserete per questo, perché di solito poi, anziché parlare del libro, si parla di tutt'altro, e siccome presumo che poi si parlerà di tutt'altro, visto che i temi di cronaca sono molti, proverò un po' a fare, se il dottor De Magistris me lo consentirà, ma visto che la democrazia si basa sul dissenso, io mi prendo questa libertà, di fare un po' il destro, nel senso di fare un po' il rompiscatole. Innanzitutto il libro, Giustizia e Potere, il libro non è un libro, è un libro intervista. E la parte più interessante di questo libro, che consiglio a tutti, è l'intervista, cioè è ciò che l'intervistato dice. Poiché, francamente, avrei qualche maliziosa nota da fare al giornalista intervistatore, o meglio, peggio ancora, avrei da fargliene una sola di richiamo al giornalista, ma restiamo al volume. Il volume in qualche misura, ovviamente il titolo presumo che non sia stato scelto dal dottor De Magistris, il titolo è un po' fuorviante. In che senso fuorviante? È involontariamente fuorviante. Ovviamente stante la grande competenza dell'intervistato. Perché? Perché giustizia e potere non possono che essere antinomici, dicotomici. Nel momento in cui per giustizia si faccia riferimento più o meno volontariamente al concetto di uguaglianza, di egalité, di giusto, di cosa è giusto. Io invece insisterei più sulla divisione dei poteri, quindi riprendendo i classici, riprendendo Montesquieu, più che di opposizione tra potere non ben definito, se non in maniera vagamente populista, e giustizia. Parlerei appunto di poteri, di divisione dei poteri. È questo il cuore, secondo me, del problema in Italia, il problema sistemico di divisione dei poteri, di legislativo, di giudiziario, di esecutivo. E in questo contesto, che leggo benissimo e condivido l'analisi del dottor De Magistris, il potere, l'esecutivo e legislativo, ma bisogna esplicitarlo, ha perso, seguendo questa interpretazione, molta della sua legittimazione, che è una legittimazione popolare. Ovviamente tralascio la cronaca, che è ricca di spunti, che si può inserire bene come caso analitico rispetto a questo frame teorico. Dal volume che io ho letto durante le vacanze di Natale, che cosa emerge? Emerge che il dottor De Magistris è un fine politico, un finissimo intellettuale, e questo dai mass media non viene detto.
sembra invece descritto come, stavo per dire Tex Willer, ma qui a Bologna non si può dire, insomma sembra uno sceriffo con le manette in mano della New York di Rudolf Giuliani. Così non è, anche perché giustizialismo, permettetemi, è un neologismo semanticamente privo di senso compiuto. Quello che apprezzo moltissimo è il De Magistris sociologo, è un sociologo della politica che mette chiaramente, non aiutato adeguatamente dal giornalista, mette chiaramente in ordine i temi rilevanti per il paese. Io ne lascerei uno solo, centrale alla fine, è il tema del familismo, e anche qui la cronaca da ampio spunto. Già un sociologo americano negli anni 50, Banfield, con la metafora di Chiaromonte alias Montegrano, nelle basi morali di una società arretrata, ci diceva del familismo amorale. Ma noi avevamo avuto già Carlo Levi, che non con gli strumenti chiari analitici di Banfield, però l'aveva fatto, Cristo si è fermato a Eboli. Credo che Cristo si è fermato a Eboli non venga distribuito più nelle scuole, questo è un segno dei tempi. Quindi per rispondere a tutte queste, a queste problematiche, in Italia c'è bisogno di riformismo, quindi anche di riforma della giustizia, non come quella che viene millantata, ma riformismo, che è una parola che è stata sottoposta a uno stretching concettuale, è una parola non debole, è un termine ricco di significato, di storia, di prospettiva, da Turati in poi, è una parola che se pronunciata consapevolmente fa tremare le vene polsi. E quindi c'è bisogno di calma, di cautela, di analisi come quelle del dottor De Magistris, individuare dei punti e affrontare i problemi conseguenti. Infine un breve accenno, diciamo da tecnico, posto che è quello di cui mi occupo io, ai partiti, anche al suo partito, dottor De Magistris, che è stato variamente definito anche come partito populista. Non credo, almeno per la letteratura che frequento, che possa essere definito un partito populista. È un partito popolare, certamente, forse a tratti anche popolano, e in effetti alcuni tratti tribunizi rilevati all'ultimo congresso mi paiono pericolosi, ma confido che ci siano degli interna corporis adeguati affinché questo partito maturi e si proponga come forza di governo riformista, semplicemente perché la democrazia moderna è una democrazia basata sui partiti, è una democrazia mediata, rappresentativa, in cerca di rilegittimarsi, ma tale resta una democrazia dei partiti, basata sui partiti. E l'articolo 49 ce lo ricorda, della Costituzione. Quindi le riforme iniziano riannodando i fili con i cittadini, che si associano liberamente attraverso i partiti per partecipare alla cosa pubblica. I cittadini che siamo noi, siamo il vero principe democratico, non la società civile che non vuol dire niente come giustizialismo, i cittadini. I cittadini però non possono delegare ad un uomo solo, né al governo nazionale, né al Parlamento europeo, né a un partito, in una sorta di roulette russa, tentando ogni volta di pescare dal cilindro l'uomo giusto. Abbiamo già visto che l'uomo giusto è sempre sbagliato. E in questo è un richiamo al nostro agire politico. I cittadini, principe democratico, non possono esimersi da inserirsi nel dibattito tra giustizia e potere, quasi in una sorta di federalismo delle coscienze, affidando 400.000 voti a De Magistris, quasi come se fosse una soluzione catartica. Non possiamo caricare sulle spalle di un singolo uomo, di un singolo partito, responsabilità così grandi. È tempo di agire individualmente e collettivamente nella società. Grazie.
Il mio, sono Carlo Diana dei Giovani di Italia dei Valori di Bologna. Il mio, nel ringraziarvi per la partecipazione, un messaggio che rivolgo a tutti i militanti iscritti e simpatizzanti di Italia dei Valori, nonché a quanti hanno voluto presenziare, spinti da curiosità intellettuale e voglia d'approfondimento tematico. Mi rivolgo in particolare alla categoria alla quale appartengo, quella dei più giovani, la categoria debole per antonomasia, la cui sensibilità accentuata nei confronti delle contraddizioni del quotidiano più stridenti ha bisogno di supporto costante, di continue conferme e di riferimenti morali per caratterizzare di senso la propria condotta. A voi e a me stesso voglio pronunciare le parole che hanno rappresentato per me un momento di conforto nei periodi più tristi, espresse da uno scrittore che non rinunciò mai a manifestare liberamente il proprio pensiero, anche quando questo significava poterne pagare il prezzo più alto, quello della vita. Risuonano presso a poco così. Non ad ogni uomo è dato di avere una personalità. La maggior parte rimane copia e non conosce affatto i travagli dell'individualità. Ma chi li conosce e li vive, apprende anche con certezza che queste lotte lo pongono in contrasto con la mediocrità, le convenzioni borghesi. Dalle due forze contrapposte, la spinta verso una vita individuale e la richiesta d'adattamento all'ambiente nasce la personalità. Nessuna si forma senza esperienza rivoluzionaria, ma ognuna procede per gradi diversi in ogni essere umano, come pure la capacità di condurre una vita veramente unica ed originale e quindi non una vita mediocre. Il giovane uomo in divenire, quando tende verso una forte individualità, quando si discosta fortemente dall'individuo medio e comune, giunge necessariamente a condizioni che hanno l'apparenza della follia. Ora, non si tratta di imporre al mondo le proprie pazzie e di rivoluzionarlo, ma di difendere gli ideali e valori che sono propri di ogni individualità, affinché non sfioriscano. Il misterioso mondo interiore, dove sono di casa quei valori e quegli ideali, viene costantemente minacciato, è deriso dai compagni, evitato dagli educatori. Esiste ovunque l'aspirazione a rendere uniformi le persone e a restringere il più possibile la loro personalità. E da questo, giustamente, la nostra anima si difende. Ho voluto pronunciare le parole di Herman Hesse nel libro Le stagioni della vita perché sintetizzano apicalmente il messaggio di autonomia morale, libertà individuale e coscienza civica che animano il libro Giustizia e potere di Luigi De Magistris. Accadeva tra il 1935 e il 1937, mentre lo Stato italiano, così come lo Stato tedesco, volgevano lo sguardo verso altri orizzonti, quando questo gesto si chiamava coraggio. Eppure nella situazione odierna sembrano al contempo illuminanti e drammaticamente attuali le parole di un vecchio saggio che delle colonne del giornale in cui scriveva diceva: siamo nell'era dei servi felici, abbiamo abolito il pudore, perduto il senso della vergogna. In genere abbiamo dipinto il leccapiedi come l'archetipo di una giullaresca fauna. Leccapiedi dopo aver leccato e quando il padrone non li vede si rivolta dall'altra parte e diviene malmostoso. Oggi per gli appartenenti a quella categoria vi è anche l'aggravante del gaudio. Assolta la bisogna, se ne estasia da uomo giulivo. E continua. Oggi per instaurare una dittatura nel nostro paese non c'è bisogno né di una marcia su Roma, né di un incendio del Reichstag, né di un golpe nel palazzo d'inverno, e neanche sospendere i diritti civili e politici. Serve soltanto il controllo dei mezzi di comunicazione di massa e fra essi sovrana ed irresistibile la televisione. Il sudario di conformismo e di menzogne che calerà su questo paese lo renderà sempre più simile ad una telenovela di Borgatari, avviandolo definitivamente verso la notte della democrazia. Il senso della comune appartenenza, la consapevolezza che nessuno possa pretendere di liquidarsi in se stesso, creando mondi e solchi separati, rappresentano i cardini entro cui va esplicitata una battaglia che non può fondarsi soltanto su sterili declamazioni o sull'impegno straordinario di pochi, ma una battaglia che si deve avvalere del contributo di tutti, una battaglia che è innanzitutto di civiltà che può e deve essere vinta. Consapevoli che apparteniamo ad una tradizione di uomini liberi che non rinunciò mai a battersi per difendere il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di associarsi e riunirsi pacificamente, di portare avanti cause che potevano costare enormemente caro. Consci dal fatto che padri costituenti, all'indomani dell'orrore delle due guerre mondiali e della tragedia nazifascista, fecero una precisa scelta etica, oltre che politica, che li portò ad affermare dei principi in Costituzione non a caso espressi con l'utilizzo di termini energici. L'esercizio del ruolo di incaricati di pubbliche funzioni con disciplina ed onore, l'articolo 54, il dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale, l'articolo 2, e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, nonché l'eguaglianza di fronte alla legge, senza distinzioni per condizioni personali e sociali, un'eguaglianza tanto formale quanto sostanziale che impegna i pubblici poteri a rimuovere ogni ostacolo d'ordine economico e sociale che di fatto, limitando la libertà e l'eguaglianza di tutti i cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana
e la piena partecipazione di tutti i lavoratori e l'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Quelle persone, quegli uomini, che avevano un concetto, ci avevano fatto sperare veramente, avevano continuato a combattere per recidere definitivamente le collusioni tra le istituzioni e la criminalità organizzata, che avevano un concetto alto di giustizia, alto e nobile, per cui quella frase che campeggia in tutti i tribunali, la legge è uguale per tutti, potesse diventare un dato tangibile nella realtà attuale, non come nella situazione attuale. Nel momento in cui sussistono due codici, uno per i briganti e l'altro per i galantuomini, definiti convenzionalmente e comunemente, per ragioni di censo comunque per bene. Il primo destinato a segnare irrimediabilmente la vita e le anime delle persone, sovvertendo chi è più il principio secondo cui la limitazione della libertà personale debba condurre alla reintegrazione sociale del reo mentre diviene discarica sociale, il secondo, quello dei galantuomini, o per meglio dire dei colletti bianchi, che misura l'attesa che il tempo si sostituisca al giudice nel definire i processi per prescrizione. Tanto poi subentrerà la martellante opera di disinformazione mediatica che spaccerà la prescrizione per assoluzione giuridica. Il fatto di aver commesso il reato, ma di averla fatta franca, soprattutto se la tua maggioranza ne ha ridotto drasticamente i limiti temporali per la perseguibilità del reato. Ebbene, quegli uomini, quelle donne, che continuarono nell'esercizio delle proprie funzioni pur nella consapevolezza, o finanche nella certezza, di essere barbaramente trucidati. Si chiamavano Beppe Alfano e Beppe Fava, giornalisti, Libero Grassi, imprenditore, Giorgio Ambrosoli, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati, si chiama oggi Luigi De Magistris. La storia, con altri... Accostare a queste persone per me è un orgoglio, accostare a queste persone per me è un orgoglio, per cui... La storia reca con sé tracce di un incancellabile insegnamento, è piena di vite intense, e di memorabili Don Chisciotte che hanno tentato di volta in volta di distruggere il mostro che assumeva sembianze diverse. Collusioni devastanti, corruzioni endemiche, patti di sangue politico-mafiosi. Sembra quasi una lotta titanica, il piccolo Davide contro il gigante Golia, del sistema di potere corrotto, criminale e mafioso, che si avvale dei mezzi di comunicazione di massa e fra essi in particolare la televisione per distruggere tutto ciò che non gli è conforme. E ci relega ad un 8% che non può essere soddisfacente. Noi dovremmo essere maggioranza assoluta del paese. Noi che abbiamo fatto della lotta alla mafia, senza se e senza ma, un dato tangibile. Noi che abbiamo elevato a classe dirigente del paese le migliori forze della società civile. Noi che abbiamo richiamato anche le più alte cariche dello Stato al rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione, nel momento in cui promulgavano leggi palesemente illegittime, illegali ed immorali, perché la Costituzione non può essere considerata carta straccia, puro platus vocis interpretata differentemente, a seconda delle circostanze contingenti. Ebbene, nell'eterna battaglia che contrappone il piccolo Davide al gigante Golia, in realtà è quasi sempre Golia a prevalere, ma in nome di quel quasi Davide non smetterà mai di guardarsi intorno alla ricerca di una nuova pietra da scagliare. Il mio intervento va alla memoria di Giuseppe Gatti, un ragazzo che aveva capito che ci sono momenti, periodi e stagioni in cui il precipizio sembra quasi inevitabile, per te, per i tuoi cari e per il tuo paese. In nome di quel quasi deve almeno tentare di urlare, raccordando le urla con quello che fai quotidianamente, a qualunque livello, magari senza perdere la tenerezza. È andato ad urlare tutto il suo sdegno nei confronti di un ex ministro, il quale dileggiava costantemente l'antimafia del pool di Giancarlo Caselli, che aveva raccolto idealmente il testimone di Falcone e Borsellino, barbaramente trucidati. Ricevette calci, spugni e puti, calci, pugni e sputi. E anche un avvertimento, la pagherai cara, ti sei messo contro l'ex ministro. Ebbene, il destino un mese dopo, 30 giorni dopo, l'ha voluto anzitempo nel silenzio dell'infinito. Venne trovato morto nel silos dove svolgeva mansioni tecniche, a seconda degli inquinenti perché aveva calpestato un filo elettrico scoperto che l'ha folgorato a morte. In sua memoria voglio pronunciarvi le parole espresse da un vecchio signore all'inaugurazione del suo ultimo anno giudiziario a conclusione del mio intervento, a gennaio del 2002. Ai guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza civica, nella perdita del senso del diritto, ultimo estremo baluardo della questione morale e dovere della collettività, resistere, resistere, resistere come su di una irrinunciabile linea del Piave. Resisteremo insieme, Luigi, diremo al destino che conti pure sulla nostra costanza. Dura giusto 2 minuti. È finito tutto.
Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. Fermare quello che sta per arrivare. Non è il tempo di piangere, è il tempo di piangere, è il tempo di piangere. La legge è uguale per tutti, questo lo devono capire. Nel momento in cui a questi signori le si osa solo sfiorare da lontano, questi signori si ribellano e distruggono tutte le persone che hanno solo il coraggio di fare il proprio lavoro. Ma la Caselli sarebbe un criminale! Viva Caselli! Viva il culo antimafia! Viva Caselli! È proprio la rete che in qualche maniera ci ha salvati. E la rete ci salva e ci salverà. Oh, sicuramente la verità verrà a galla. Io sono un cittadino, non per volontari, sono condannato per mafia! No, lei non è vero! Esiste la sanzione reputazionale! Qua stanno cercando di far sì che le indagini vengano insabbiate, perché dietro non c'è soltanto la 'ndrangheta o la mafia, dietro c'è la massoneria. Viva Giovanni Falcone! Viva Peppino il Bastardo! Viva Pippo Fava! Viva Paolo Borsellino! E viva Giorgio Ambrosoli! Viva gli italiani dell'onestà e della legalità, ma anche del coraggio intellettuale della verità! Le minacce al test non le fa nessuno. No, sto facendo una minaccia, sto cercando di capire come va. Le minacce al test non le fa nessuno, se no io mi tocco a tu che me ne va. Capita a chi? Lei non ha finito di non Caselli, non Caselli. Caselli. Viva Caselli! Viva il culo antimafia! Ora vai, si fa la caccia dei pazzi! Adesso la parola passa a Domenico Talarico, consigliere regionale dell'IDV in Calabria e candidato. Sì, io credo di essere stato invitato come persona informata dei fatti, diciamo, di alcuni fatti che hanno visto il protagonista Luigi De Magistris in Calabria, lì che ha esercitato la sua funzione di magistrato, lì che ha cominciato a diventare un simbolo di un pezzo di una regione, per poi diciamo, in qualche modo allargare la sua sfera d'azione simbolica nel resto, non solo simbolica, nel resto del paese. Ho partecipato ad alcune presentazioni del libro con Luigi De Magistris e vi dico subito che ovunque siamo andati c'è stata una grande partecipazione, al punto che questo libro pare che sia diventato un piccolo Vangelo di una regione che vuole ribellarsi, impegnarsi, vincere una battaglia difficile che non vuole essere, non deve essere confinata in un ambito regionale o meridionale. Noi riteniamo, diciamo, che per le ragioni che ha espresso e che esprime Luigi De Magistris, suo malgrado anche, insomma, io non credo che lui volesse diventare, diciamo, il simbolo esclusivo o uno dei simboli della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, alla mala politica soprattutto, e non solo quella del centrodestra, ma in Calabria, ahimè, prevalentemente del centro-sinistra. Questo libro diventa un vademecum,
che non parla solo di criminalità, di giustizia, ma è uno straordinario manifesto politico per un paese che vuole diventare progressista. Nel libro troverete delle riflessioni importanti e profonde che uno si aspetterebbe forse da qualche leader della sinistra riformista o della sinistra radicale. Invece lui, con molto coraggio civile, con molta determinazione e lucidità, ci parla dei diritti civili, esprime il suo pensiero sulle coppie di fatto, ci parla delle droghe leggere, della sua conseguente, secondo De Magistris, necessaria legalizzazione, ci parla di immigrati, no? Io sono stato testimone in queste ultime settimane dei fatti di Rosarno. Noi, nonostante siamo una regione povera, rappresentiamo una sorta di porta di ingresso, diciamo, per l'Italia, per l'Europa, per moltissimi immigrati che provengono dal sud dell'Europa. E lì abbiamo avuto, diciamo, si è consumata una guerra, diciamo, fra poveri. Una guerra tra poveri, la mafia, la criminalità organizzata, la 'ndrangheta che reagisce, spara sugli immigrati perché a un certo momento doveva distrarre forse l'opinione pubblica per altri fatti che in quel momento stavano accadendo, la criminalità organizzata che si sostituisce alle ronde padane, cioè la versione delle ronde padane nel Mezzogiorno, e la 'ndrangheta con i suoi affiliati. Ecco, di questo ci parla anche nel suo libro Luigi De Magistris, ci parla di giustizia, della sua idea di garantismo, cioè non vi è traccia di giustizialismo in queste sue riflessioni, perché anche qui bisogna smentire, cancellare una vulgata che vuole De Magistris un magistrato d'assalto, tutte manette, avvisi di garanzia, rinvia a giudizio, assolutamente no. Emerge la questione morale come grande questione politica, e rinvia, diciamo, alla politica la soluzione di questo grande problema, ai grandi partiti che hanno maggiore responsabilità, che non è sufficiente, è anche molto ipocrita parlare di questione morale a Bologna, a Roma, a Firenze o a Milano, e poi i segretari dei grandi partiti, a cominciare dal segretario del Partito Democratico Bersani, consentono in regioni come la Campania, ad esempio, di candidare De Luca, o in Calabria di ricandidare Loiero, forse, non so se consapevoli o meno, ma arrecando un danno grave all'intero paese, perché, diciamo, la cultura leghista, la cultura nordista, xenofoba, intollerante, eccetera, che il PD, il centrosinistra, dice di voler combattere, si alimenta dando maggiore risalto, potere, rappresentazione al sud peggiore. Perché i rifiuti di Napoli hanno fatto più danni a Milano, a Torino, a Verona e nel resto dell'Europa e del mondo che probabilmente a Napoli stesso. La 'ndrangheta, la cattiva politica, la corruzione, diciamo, che regna all'interno del centrosinistra calabrese non fanno danni al tessuto civile, morale, legale della Calabria, ma fanno, credo, maggiori danni all'intero sistema paese, perché danno una rappresentazione del sud e del mezzogiorno, che non è quella dei magistri, o la nostra, diciamo, ma coinvolge e chiama direttamente in causa pezzi, diciamo, del governo del centro-sinistra. Ecco perché noi lo troveremo anche in questo libro, bisogna rifiutare, diciamo, questa logica, questo disprezzo coloniale anche, diciamo, che hanno i dirigenti politici. Io parlo del centro-sinistra non perché non voglia parlare del centro-sinistra, perché apparteniamo a questo campo di forze, avvertiamo, diciamo, maggiormente le responsabilità e quindi anche l'indignazione rivolta al PD e al centro-sinistra in quanto detentori, titolari di maggiori responsabilità. Ecco, nel libro troviamo tante cose, troviamo queste cose che rappresenta una sorta di manifesto politico con il quale si deve confrontare, diciamo, l'intero centrosinistra, la sinistra che rimane. C'è anche, certo, c'è una descrizione, una rappresentazione che in alcuni momenti induce allo sconforto, al pessimismo, ma c'è anche tanta speranza, che il messaggio anche positivo del libro è che in questa battaglia, in questo conflitto non basta limitarsi a guardare, non basta limitarsi a fare le prediche, la convegnistica, ma è arrivato il momento, diciamo, di ingaggiare una lotta seria, un conflitto serio, perché questo, diciamo, quello che ci vuole, che è necessario in questo momento nel paese. Il conflitto non c'è,
finto, soprattutto nel Mezzogiorno c'è il partito unico trasversale che contempla uomini con grandi responsabilità del centrodestra e del centrosinistra. Invece è arrivato il momento di aprire, di ingaggiare un conflitto vero sulle cose, perché non è vero che tutti pensiamo e facciamo le stesse cose. Ecco, è un libro utile, uno strumento, diciamo, utile al paese migliore, al paese che vuole cambiare. Io di buon grado, diciamo, partecipo anche alla strumentalizzazione, tra virgolette, positiva di De Magistris, il suo pensiero, perché ritengo che in questo momento ce ne sia bisogno, quindi non ho accettato l'invito per partecipare alla presentazione di un libro, ma per partecipare, diciamo, ad un movimento che sta prendendo piede in tutto il paese, a un movimento politico, perché qui dentro ci sono cose importanti, perché lui prende parte, si schiera senza infingimenti e senza ipocrisia, e credo che noi di questo abbiamo bisogno. C'è un momento per costruire quello che verrà dopo, ma c'è un momento per rompere, che è quello che stiamo vivendo, rompere con un certo schema soffocante, con uno schema e con un pensiero che non solo, diciamo, occlude la possibilità all'acquisizione di nuovi diritti e di nuove opportunità, ma questo pensiero soffocante e omologante sta rischiando di cancellare tante cose buone che pure ci sono in questo paese. A farne le spese ovviamente sono i pezzi del paese che sono più indietro e che maggiormente avrebbero invece bisogno di liberare energie, di alimentare conflitti. Io con queste buone ragioni ho partecipato di buon grado all'invito di Gianluca e di Alfa, sottraendo anche una giornata, due giornate importanti alla mia difficile campagna elettorale, perché in Calabria ad esempio il centro-sinistra si è diviso, Italia dei Valori con tantissime associazioni culturali, del volontariato, sostiene la candidatura, scusate se vi parlo di questa cosa, ma c'entra anche col libro, perché De Magistris ha indagato e ha disvelato un sistema di potere in quella regione che coinvolge tutti quegli uomini che oggi sono candidati col centro-sinistra ufficiale, che competono col centro-destra, quindi i calabresi non avrebbero avuto nessuna possibilità, nessuna alternativa se lui stesso non avesse indicato un imprenditore per bene, quello del tonno, quello della squadra di pallavolo, quello che fa i gelati, che non è, diciamo, un rivoluzionario, anzi, nonostante lui dica che vuole fare una rivoluzione, la rivoluzione civile, che non è un uomo, un intellettuale che insegna a Cambridge, è una persona normale, che produce, che ha 300 dipendenti, e dice, beh, io voglio fare in modo che i calabresi possano votare una persona diversa da quelle che il centrosinistra e il centrodestra ha messo in campo, perché la questione morale non è la sentenza, diciamo, di secondo grado, di terzo grado, di tipo penale. Questione morale è l'intreccio perverso in quella regione, ma non solo, perché mi pare che da qualche mese a questa parte, anche qui a Bologna, diciamo, si parla e si affronta la questione morale, l'intreccio perverso tra politica e affari, è la commistione tra politica e affari, è la concentrazione spesso in una sola persona, in una sola famiglia, di chi controlla, di chi dovrebbe controllare e di chi dovrebbe essere controllato. Queste sono questioni politiche che non possono essere delegate alla magistratura. Ecco perché c'è bisogno di recuperare, non dico il primato, ma di recuperare, di ridare alla politica una funzione. E tra queste funzioni c'è quella di rinnovare la classe dirigente, di dire basta a chi sta lì da 20 anni, 25, 30 anni. E se quelli non ne hanno voglia, forse Bersani o altri avrebbero dovuto dire loro, beh, mettetevi da parte, diamo spazio a tanti giovani, a tante energie, ci sono tantissimi ragazzi che studiano qui, acquisiscono master, che potrebbero tornare e dare un contributo, soprattutto civile, alla rinascita, diciamo, del Mezzogiorno. Invece abbiamo la vecchia classe dirigente degli anni 70, della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, a cavallo del governo e del sottogoverno. Allora non vorrei, come dire, parlarvi di me e della mia regione, ma utilizzare queste cose come la metafora purtroppo di un paese, perché credo che altri pezzi del paese, dal nord al sud, siano interessati da questi fenomeni che dobbiamo invece combattere attraverso una lotta senza risparmio, senza,
senza riserve, insieme a uomini come Luigi De Magistris e a tanti altri che in questo momento, insomma, sono disponibili a darci una mano. Grazie. Adesso, prendendo punto spunto dal libro, iniziamo il confronto tra Luigi De Magistris e il libro Mancuso, il colloquio, che si confronta. E, diciamo, il libro è uscito a novembre, però, sì, a dicembre, però la realtà ha superato il volume, nel senso che le cronache giornalistiche da dicembre fino ad adesso sono state monopolizzate da fatti di cronaca o comunque di malcostume. Siamo di fronte a una nuova Tangentopoli, e tu ragioni nel libro del rapporto tra giustizia e potere, questo conflitto che non era latente è esploso negli ultimi 3 mesi, siamo veramente ritornati al clima del 92, è questo lo scenario che ci si pone davanti. Ah, grazie, innanzitutto un saluto a tutti e chi pure è intervenuto adesso che mi ha preceduto. Volevo dire alcune cose, magari le dico dopo, sulle sollecitazioni che ci sono state fino adesso, che mi hanno molto stimolato, però rispondo subito alla tua domanda, magari ci torno dopo sul resto. Io credo che Tangentopoli non è mai finita, nel senso che dal 92 al 93 adesso, noi per quanto riguarda la corruzione, per quanto riguarda le mafie, abbiamo avuto un'evoluzione in senso criminale molto progressista. Cioè, nel senso che mentre lo Stato fa il passo del gambero, le organizzazioni criminali si sono fortemente evolute. Ma mentre per quanto riguarda la criminalità organizzata, la mafia, le mafie, dopo la stagione delle bombe siamo passati a un percorso di mutamento della strategia politico-criminale e a un percorso di istituzionalizzazione delle mafie. Cioè, le mafie ormai sono entrate a pieno titolo nel governo dell'economia, della finanza e della cosa pubblica del nostro Paese. Per quanto riguarda Tangentopoli, le differenze principali, che sarebbe da parlare un sacco di tempo, sono queste, secondo me. Nel 92-93 a un certo punto esplose il conflitto, usando un termine che ha usato prima Mimmo Talarico in tutt'altro contesto, tra impresa e politica. Cioè, a un certo punto gli imprenditori non sopportavano più la vessazione spicciola pure della politica, la mazzetta, la vessazione, la corruzione, la concussione, e hanno cominciato a fare la fila davanti agli uffici dei pubblici ministeri. I grandi giornali, giornali anche di area progressista, ma non solo, hanno appoggiato fermamente, ricordiamo Repubblica contro Craxi, il craxismo, i partiti politici, addirittura Berlusconi, all'inizio era favorevole a Mani Pulite, tant'è che metteva quello di Rete 4 che stava fisso fuori al tribunale, la gente era tutta a favore, ricordate comunque i Cappi, la Lega, Alleanza Nazionale, quelli che adesso sono i partiti che oggettivamente favoriscono il crimine organizzato con dei provvedimenti legislativi che favoriscono, lo sottolineo un'altra volta, il crimine organizzato, la magistratura era complessivamente compatta contro questa azione di malcostume. Che cosa è accaduto adesso? La magistratura non è più quella di una volta, per una serie di motivi, anche qua il discorso sarebbe lungo, una parte della, consideriamo 20 anni quasi di campagna martellante contro la magistratura, di provvedimenti legislativi pesantissimi che hanno reso sempre più difficile il processo come una corsa ostacoli, i magistrati che hanno compreso che se tu diventi conformista, burocrate, che interpreti il diritto in modo gradito al potere fai carriera, se ti metti contro il potere non c'è più, diciamo, la violenza fisica di una volta, ma c'è sostanzialmente la distruzione di una carriera o l'eliminazione o la ghettizzazione. Una parte della magistratura si è avvicinata al potere. Non voglio parlare delle cose mie, ma voglio parlare delle cose di adesso che sono molto simili alle cose mie e con una certa soddisfazione. Lo so che è brutto quando si parla di fatti giudiziari, però vedere che nell'inchiesta sulla Protezione Civile Connection ci sto trovando una serie non residuale di nominativi che si trovavano nell'inchiesta di Guainotto e Posedone la dice lunga del perché sono state fermate. Vedete Achille Toro, ma giusto per fare un nome, procuratore aggiunto a Roma, sezione reati contro la pubblica amministrazione, non mi si venga a dire che la magistratura come organo di autogoverno non lo sapeva, perché questo signore era stato già coinvolto poco prima con le stessi vizietti, consulenze, figli, incarichi ministeriali nella vicenda dei furbetti del quartierino, che è anche un'altra vicenda, diciamo, straordinaria del partito unico trasversale del potere. Quindi una parte della magistratura
non è più quella di una volta. Allora noi a maggior ragione dobbiamo difendere, prima ancora che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati come singoli, perché nella mia esperienza, e poi vorrei ritornare sul rapporto, ma ci tornerò dopo, di giustizia e poteri, io la maggior parte delle interferenze l'ho ricevute dall'interno dell'ordine giudiziario. Cioè, fin quando le interferenze erano politiche, potevano fare anche la marcia da Roma su Catanzaro, che hanno fatto, perché ho avuto un'interrogazione firmata da 80 parlamentari, ma io rimanevo là. Cioè, se non ci fosse stata l'articolazione giudiziaria di certi poteri, noi eravamo garantiti. Libero Mancuso lo sa, la magistratura fin quando regge da un punto di vista costituzionale, dalle interferenze esterne sei garantito. La vera novità è questa. Altra novità, i politici corrotti e i prenditori di soldi pubblici, cioè gli imprenditori affaristi, quelli che fanno carriera attraverso il rapporto con la politica e che poi foraggiano la politica attraverso la carriera che fanno, hanno detto: ma perché dobbiamo litigare? Perché dobbiamo arrivare alla valigetta di Mario Chiesa, ai lingotti di Poggiolini, al giudice Curto che buttava i soldi nella spazzatura? I soldi ce ne sono tantissimi, cioè la spesa pubblica che gira nel nostro paese è enorme, non solo al sud, ma in tutto il paese. Mettiamoci d'accordo, ce n'è per tutti, anzi facciamo in modo che i buoni non ci scoprano più. E questo sistema della Tangentopoli di adesso è un sistema che ha anche i crismi della legalità formale. Ecco perché a me piace parlare non di legalità, poi vorrei dire una parola, ma di giustizia e di diritti. Perché legalità, se con le norme di legge che stanno facendo, certe volte sono il macroscopico esempio dell'illegalità. Però è una cosa che formalmente è legale. Allora, vediamo questo sistema, per esempio, di gestione della spesa pubblica. È impressionante. Perché loro gestiscono da quando arriva il denaro pubblico, sia esso comunitario, nazionale, regionale, emergenza ambientale, protezione civile, fondi strutturali, li gestiscono in modo apparentemente legale, creano queste società miste pubblico-private che nascono a decine, a decine, a decine, dove dentro trovi quella che potrebbe essere la nuova Tangentopoli, cioè ci trovi la parte pubblica, dove è sostanzialmente la stessa delineazione partitocratica di una volta, tranne poche eccezioni, ci sono i rappresentanti delle varie aree politiche. E la grande novità, secondo me, rispetto al 92-93, è le scoperte che uno fa nella parte privata. Dove ci trovi, qualcuno al sud direbbe la borghesia mafiosa, qua usiamo magari un altro termine per non suscettare, non urtare la suscettibilità del prefetto di Milano che dice che a Milano la mafia non c'è, o del prefetto di Parma che dice che la mafia non c'è, salvo poi correggersi il prefetto di Milano dice no, non c'è la mafia, diciamo, di tipo tradizionale, ma c'è la mafia imprenditrice. Come se fosse qualcosa di meno grave, anzi è qualcosa di molto più grave perché inquina anche l'economia, la finanza, la politica e quant'altro. Allora trovi sempre i soliti imprenditori, sempre i soliti professionisti, sempre il solito giro ristretto, ma quello che è veramente grave e che crea un conflitto di interesse, una confusione tra controllori e controllare che è impressionante, ci trovi poi magari il figlio del dirigente regionale che magari deve controllare sui finanziamenti pubblici, il nipote del magistrato che regge la procura, quello o quell'altro, è un sistema bloccato, è un sistema che esplode ogni volta. E in questo sistema non c'è una questione di colore politico, cioè non c'è dubbio che, voglio dire, Berlusconi uno lo attacca perché, voglio dire, è chiaro, è l'emblema di questo sistema marcio, tra l'altro con grosse implicazioni anche sotto il profilo per quanto riguarda persone a lui vicine del crimine organizzato e quant'altro, basta pensare a Dell'Utri, ma il partito unico del potere, il partito unico della spesa pubblica, attiene molto anche al centro-sinistra. Ecco perché la questione morale è assolutamente dirimente ed ecco perché anche non c'è la spinta di una volta dei partiti politici, degli stessi giornali, di una volta, e la gente in qualche modo perché non reagisce rispetto all'epoca? Questo, e chiudo su questo, da un lato perché c'è una parte del paese che in questo sistema in 20 anni ci ha campato, perché qua teniamo il controllo dell'economia pubblica, al quale, come voi potete intuire, si accompagna il controllo del lavoro, perché questo stesso sistema, oltre a decidere finanziamenti, progetti, consulenze, appalti, subappalti, in tutti i settori, dall'ambiente alla sanità, alle infrastrutture, all'informare tutto, e decide chi assumere, controlla in modo ferreo l'assunzione del mercato del lavoro. E spesso in questo sistema poi trovi addirittura articolazioni del Vaticano, come è capitato a me con la Compagnia delle Opere, ma lo vedi anche adesso con la Protezione Civile Connection, le massonerie deviate e quant'altro. C'è un'altra parte del paese che invece viene mantenuta nell'ignoranza dei fatti, cioè mancata conoscenza dei fatti. Ecco perché il sistema ha paura di due cose.
Lasciamo stare la dialettica politica che ormai non c'è quasi più, perché il Parlamento è ridotto a organo di ratifica di decisioni che vengono prese, se tutto va bene, a Palazzo Grazioli. Se tutto va male, immaginate. Che cosa sono le uniche due articolazioni in un paese democratico che possono farci conoscere le cose? La magistratura, o meglio, quei magistrati che ancora intendono nella loro anima e nel loro cuore l'articolo 3 della Costituzione come legge uguale per tutti, e quei giornalisti che non si sono ancora autocensurati, che non vogliono piegarsi a propaganda di regime, a barboncino da salotto, ma vogliono essere cani da guardia del potere e raccontano i fatti. Ed è per questo che quella persona illuminata in senso reazionario, come dice Ogelli nell'81, tra i primi due punti disse: PM dipendente dall'esecutivo, controllo dei mezzi di comunicazione, niente più e niente di meno quello che si sta facendo nell'ambito di un disegno autoritario che punta alla concentrazione del potere in poche mani, alla privatizzazione del sapere, in modo che le coscienze critiche, il pensiero libero, il pensiero critico non si possa formare nemmeno nel futuro, e chiudo dicendo quello che è più grave, attraverso l'uso illegittimo del diritto e attraverso l'abuso delle norme. Quindi noi ci troviamo di fronte anche alla difficoltà di reazione, perché non è quel regime partitocratico di Tangentopoli, delle mafie del 92 e del 93, dove poi la gente andava in chiesa e pigliava sputi i vertici istituzionali perché non poteva accettare. Adesso il potere è talmente forte che non ha più bisogno di quello, utilizza le ordinanze, utilizza i decreti, utilizza i verbali, utilizza le carte da bollo, utilizza le leggi. E vi faccio solo un esempio e chiudo veramente e do la parola al Libero. Pensate, voglio citare una per tutte, che è la più straordinaria degli ultimi giorni, il legittimo impedimento. Pensate a che vogliono ridurre il giudice, non più che interpreta il diritto, come ci insegnava Emilio Betti, giuristi, cioè, perché l'interpretazione del diritto può portare anche all'applicazione concreta dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli che di fatto rendono i cittadini disuguali, quelli che alcuni chiamavano la funzione rivoluzionaria del diritto, la funzione promozionale del diritto. No, vogliono il giudice bocca della legge, il giudice come una funzione dichiarativa, il giudice computer. Vedete il legittimo impedimento. Che cosa dice? Se il Presidente del Consiglio è impegnato in attività politica, non può presentare processi. Siccome il Presidente del Consiglio ha una concezione molto ampia della sua attività politica, non ne ha una concezione restrittiva, bensì estensiva, lui considera le serate anche quelle edonistiche, i voli di Stato, le canzoncelle con apicella, le feste con le ballerine, attività politica. In un paese democratico, uno Stato di diritto, dove c'è la separazione dei poteri, chi è che decide il legittimo impedimento? Il magistrato, perché può dire: bene, ma tu che hai fatto? Stai facendo la festa danzante, magari con vestiti nuziali, come se avete scritto in qualche cosa, mi sembra che non è attività politica. Ma per non correre il rischio di questo, la norma che cosa dice? È il Presidente del Consiglio che autocertifica la sua attività politica non sindacabile. Quindi con il diritto, con il potere legislativo, con i poteri che dovrebbero consentire e agevolare la realizzazione della giustizia in quanto anelito di ogni cittadino, è da là che si manifestano ormai le più gravi forme di ingiustizia. Ecco perché la nuova Tangentopoli, è diventata ormai sistema. È un sistema che va scardinato nelle fondamenta, perché ormai ha corroso non solo le regioni meridionali, ha corroso interamente il nostro paese. Mi fermerei qua perché ci sarebbero tante cose.